Innanzitutto vi chiedo scusa se sentite dei rumori, perché tra sopra che spostano mobili a qualsiasi ora del giorno e della notte, io non so cosa fanno in sta casa, ci hanno fatto i lavori, hanno fatto caos e tutto, e tra sotto che c'è un appartamento in affitto, ma di quei bed and breakfast che ci arriva di tutto e di più in questo condominio. Vabbè, chiudiamo questa parentesi. Mi scuso per il caos che sentirete. Allora, io oggi voglio farvi vedere le mie creme corpo, trattamenti corpo. Ho finito veramente tantissimi prodotti e vi ricordo che comunque amo la Nivea, amo la Dove, amo tutti quei formati in pot che sono belle ricche e sono prodotti che a me piacciono, già finiti tutti. Allora, qui dentro c'ho tutto quello che ho in uso. Due di questi li conosco bene, non sono ancora aperti e me ne guardo bene ad aprirli, perché altrimenti a me dispiace aprire tante cose, perché poi finisce che magari qualcosa va anche male. Ma come tutte le cose, al massimo due bisognerebbe averne aperte, perché almeno le finisci per tempo, no? Allora, quelle chiuse le tengo per dopo e voglio parlarvi di quelle che ho aperte. Questa ve l'ho fatta vedere di recente, non ho resistito, l'ho aperta, l'ho provata, ve la posso descrivere. Coco Colada, l'ho trovata al DM, si trova anche su Notino. Questa è una bella crema, guardate le zampate, non so se si vede. Questa è una bella crema, davvero non è grassa, questa crema, perché la commessa mi aveva detto: guarda, questo è proprio un burro, anche perché c'è scritto whipped shea butter butter body butter 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 butter, butter body butter. No, allora sì, sarà anche un burro, ma la crema a rottura si stende benissimo, si assorbe bene, cioè non è unta. Sì, ci sentite quella bella cosa delle creme, almeno bella per me, che è la presenza sul corpo. Il profumo è veramente buono, non pensate che sappia di cocco e basta, perché non è così. È un profumo aromatico, molto estivo, non parte, cioè mi piace, sì, non la prenderei più una seconda volta, nel senso che non è il mio top di crema né nell'idratazione né nella profumazione, ma è piacevolissima, piacevolissima per me, usata e finita, e quindi la devo ancora finire, ma già stufato, pensate un po'. No, però è buona, è buona, è una buona crema, assorbe, assorbe, però rimane un po' presente, ok? Buon profumo, non dura tantissimo, sì, si sente, ma non è una crema che si appiccica agli indumenti e che quindi lo sentite magari togliendovi la maglia, lo sentite sulla maglia, no. Invece questo che, cioè, quante volte ve l'ho fatta vedere questa crema? Questa è Nutrix Royal Body di Lancôme. Okay. Io questa ve l'avrò fatta vedere almeno 6-7 volte, perché questa qui ogni tanto io me la regalo. L'ho quasi terminata, vi faccio vedere, vedete? Questa ha un profumo lussuoso, un profumo proprio di lusso, di profumeria. Lei è nutriente, presente sul corpo, la sua profumazione su di me dura tutto il giorno e in più appiccica l'indumento di questo profumo meraviglioso. È una crema molto ricca, molto spessa, ma si assorbe benissimo, lascia una lucentezza bella data dagli oli, dai burri presenti. Io, insomma, se l'avete vista da me almeno 6-7 volte è perché mi piace tanto tanto. Io ogni tanto me la regalo quando la trovo in offerta su qualche sito,
ha un profumo proprio di lusso questa crema ed è bella sulla pelle perché dà quella sensazione di lusso anche sulla pelle. La adoro. Non ho mai provato la stessa in tubo e ho sempre preso questa, insomma, perché più ricca, a me piacciono le cose ricche. Poi questo è, me l'aveva regalato Deborah e mi piace veramente tanto. È l'olio solido che idrata e nutre la pelle naturalmente al profumo di vaniglia. Oliosolido.com, pack ecologico in cartone. E di cosa dice dopo il bagno alla doccia? Pelle secca rossata. Prima della piscina, dopo l'epilazione laser, mani screpolate, è molto intenso. Questo è un burro veramente ricco che ha un profumo meraviglioso, meraviglioso, ma dire che è solo vaniglia, no. È un profumo sensualissimo, sembra quasi un po' incensato. Questo è proprio. Te pareva che non mi cadeva qualcosa? Questo è proprio un burro e adesso che la temperatura si sta facendo un po' più calda, basta toccarlo così che si scioglie, no? Ed è un burro, una burrosità incredibile ed è vero. Se voi come me vi fate, non so, la ceretta all'inguine da soli e applicate questo burro, fa proprio come il burro di karité. Che probabilmente c'è all'interno perché è un prodotto biologico compatto. Adesso non ho gli occhiali, ho la pretesa anche di leggere cosa c'è scritto per darvi un'idea. Ah, contiene parecchi oli, tra cui tanti oli, burri, cacao, tocoferol. Tanti burri e olio. Vabbè, lasciamo così. E questo funziona benissimo se vi depilate con la ceretta tipo a linguine per non far venire l'irritazione del bulbo pilifero, ve la date dopo e siete tranquilli. Mi sono organizzata male, ho paura che cada la roba. Vabbè, comunque questo è buonissimo. Su tutto il corpo, adesso che sta venendo caldo, forse è un pochetto pesantuccio. Poi, una cosa che invece magari apprezzerò di più col caldo è questo, che ce l'ho da un po', però non mi idratava abbastanza la pelle. È le Delicious The Bain di Guerlain, le delizie del bagno, latte profumato per il corpo. Questo è un latte. Ve lo faccio vedere. Molto liquido. Molto liquido e ha un'idratazione veramente molto leggera, leggerissima. D'inverno per me questa non è un'idratazione sufficiente per me, quindi è per quello che lo passo nella stagione più calda. Ha una profumazione che ho dovuto farci un po' amicizia perché qualcuno narrava, ma non mi ricordo chi, se una commessa, se l'ho sentito su YouTube, non lo so, che sapeva di mandorle, di coccola, di talco, ma non questo, questo qua non sa di quello. Questo è un prodotto agrumato. È pieno pieno di agrumi pungenti. Poi ovviamente una volta che lui si è assorbito e tutto lascia una leggera profumazione gradevole, non fastidiosa, non, molto delicata però non mi è sufficiente a me. Proveremo in estate. L'altro prodottino è questo che io ho comprato per il viso, però è una crema che fa viso e corpo indistintamente. È la Rilastil elasticizzante e crema emolliente idratante
latte con aminoacidi essenziali, vitamine, olio di crusca di riso, PCA e DNA sodico, è emolliente, pelli con cicatrici, insomma, pelli sensibili, per me questa è fantastica. A me piace tantissimo come crema viso la notte, perché veramente a me in un mese di utilizzo mi ha cambiato la pelle, tanto che dalla piccola che avevo mi sono comprata la grande, io estendo questa crema viso fino al seno, è bellissima, bellissima. Ma anche se mi trovo a utilizzare una crema corpo di questo tipo, poi io ce l'ado sopra, ecco, l'aggiungo, non è un problema per me. La mia pelle assorbe parecchio. Chiuse, ancora chiuse queste due. Allora, Giardini di Toscana, ve l'avevo già fatta vedere, bianco latte, la tengo chiusa perché non voglio aprire tante cose. Questa è la crema più profumata che ci sia, che io ho mai provato. È proprio una coccola. Io devo averla sempre, ecco. L'altra, anche di questa ve ne ho già parlato, Avène Body. Io questa l'avrò comprata 6-7 volte anche lei. È una crema lussuosa, fresca, pulita, che si assorbe bene. È un prodotto bellissimo. Come tanti prodotti Avène che io vi ho già citato sul canale, perché sapete che è un brand che io prediligo. I brand di farmacia, insomma, mi piacciono abbastanza. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stata utile in qualche modo. Vi mando un grosso bacio e come sempre vi auguro una buona vita a tutti. Spolliciate se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. Un bacione!